Sapevi che ogni documento deve sottostare a un rigoroso processo di autenticazione? Se vuoi togliermi la voglia di vivere, sei sulla buona strada. Phoenix si aggirò per gli archivi, calpestando le statue degli eroi caduti. Certo, chi non farebbe una passeggiata in uno spettrale tempio semidistrutto? Phoenix è un'eroina, Zeus. Le mortali che muoiono sono tutte eroine. Ehi! C'è qualcuno? Vieni fuori e affrontami! Io non voglio uscire! Oh, l'ho fatto! Maledizione! Perché ti ho dato ascolto? Una bambina. Non sono una bambina! Sono Atena! Atena? Oh! Oh! La dea della saggezza! La profezia! Convinto una giovane saggia creatura. Ora ha molto più senso. Oh, wow! Non sai quanto desideravo incontrarti. Ma perché sei così piccola e furiosa? Lo saresti anche tu se Tifone ti avesse rimpicciolita e ti avesse mandato contro un'idra. Ti ho sentita arrivare. Pensavo fossi uno dei suoi sgherri. Beh, non sono un'idra, ma sono una tua grande ammiratrice.
Per gli dèi, ho sempre voluto farti questa domanda. Hai davvero sconfitto Ares nella guerra di Troia? Come? Oh, certo, due volte. Wow! E sei stata davvero il giudice nel... Senti, scusa, come ti chiami? Sono Phoenix. Non ci posso credere. Sto parlando con la vera Atena, anche se è una bambina... una dea in miniatura. Mi stavi chiamando bambina? È così, sì. Sarebbe finita molto male. Capisco. Va bene. Accetto il fatto che non sei un'idra. Ma questo significa che ne ho comunque una ferocissima alle calcagna! Dov'è che Tifone ha nascosto la tua essenza? Se tornassi come prima, quell'idra non avrebbe alcuna possibilità. E noi potremmo annullare la maledizione che ha trasformato tutti in pietra. Ma sì, certo! Questo è il primo passo! Il campione si presenta impavido e senza stile. Aspetta, come? Ti stavo aspettando! Solo la campionessa mortale può percorrere il sentiero degli eroi e liberare il bastone del tempo di Crono. Il bastone del tempo? Sì, racchiude il potere del dio del tempo. Con esso potremo sconfiggere Tifone e invertire il corso del tempo per annullare la maledizione di pietra. Senza il bastone siamo perduti. Oh, wow! Hai un piano per recuperarlo? Crono l'ha perso nel fiume del tempo. Apparirà solo davanti a chi lo percorre. Il prossimo passo è uccidere l'idra. Posso farlo io. Ho fatto cose ben più strane su quest'isola. Benissimo! Siamo d'accordo, allora. Sarai la mia campionessa che ucciderà la terribile idra. Wow! Che velocità! Un attimo fa hai provato a schiacciarmi con una statua. Certo, campionessa, ma è così che funziona il fato. La prima cosa da fare è uccidere quell'idra. Bene, ciao. Benissimo. C'è nient'altro che dovrei sapere. Va bene, ciao! Astuto da parte di Atena pensare al bastone di Crono. È sempre sul pezzo la ragazza. Non sapevo che lo conoscessi. Ma certo! Di solito chiede il mio consiglio, ma in quel momento non ero disponibile. Ma che peccato. Alle cascate, Phoenix vide le spaventose teste dell'idra, volti con zanne usciti direttamente da un incubo. Dovresti vedere, era arrabbiata. Yeah!
Così Phoenix abbatté una feroce idra, un'impresa incredibilmente eroica. Wow! Athena non scherzava, ma quanta furbizia! Sono la verità infinita! Sono la rinascita del mondo! Non è stato facile, ma quell'idra non sarà più un problema. Allora, qual è la prossima mossa? E poi la campionessa dovrebbe aiutare il reietto alato. Il reietto alato? Oh, l'uccello che ho salvato! L'ho già fatto! Ottimo! Wow! Quanto entusiasmo per aver salvato un uccello. Strano. Tu sei strana. Ma va bene, una campionessa strana è comunque una campionessa. Insomma, ho fatto ben più che salvare un uccello. Ce l'hai fatta! L'idra e le ali ti sono stati utili. Poi cosa c'era? Oh sì! Il prossimo passo è diventare come i grandi eroi. E gli eroi sono benedetti. Grazie, Athena. Roba seria, eh?
Sarai un'eroina come Atalanta, Achille, Odisseo ed Eracle. E poi il bastone sarà tuo. Bene, e adesso? Com'era? Oh, giusto! Studia i sentieri degli eroi e segui le loro orme. Bello! E poi? E poi? Un fuoco senza vento non brucia per nessuno. Quanta saggezza! Vuoi dire che devo concentrarmi sul presente? Muoviti! Impara qualcosa di eroico! Phoenix arrivò nella foresta di Atalanta, una donna famosa per essersi sempre rifiutata di sposarsi e per la sua leggendaria abilità nella caccia al cinghiale di Calidone. Guarda, io mi sono sposato un po' di volte. Secondo me aveva ragione. Le tue mogli saranno d'accordo. Testarda Atalanta, la prima a colpire, la prima ad agire. Zeus, che la freccia di Atalanta è stata la prima a trafiggere la pelle del cinghiale di Calidone? La sua storia è un esempio di perseveranza. Suo padre l'abbandonò nei boschi e venne allevata dagli orsi. Solo perché era una donna. Gli dei, io per primo, non avrebbero mai fatto nulla del genere. Chiedilo ad Atena. Se solo potessi parlare liberamente. Ha!
grande guerra di Troia, l'ira di Achille fece strage dei suoi nemici, finché il suo vulnerabile tallone non lo portò alla rovina. Per essere un mortale sapeva il fatto suo. Era una peste, certo, ma tanto tenero. Ti faceva venire voglia di aprirgli il cuore. Zeus non era un dio, ma tra simili ci si riconosce. Sto dicendo solo questo, no? Certo. Spavaldo Achille, il fiume Stige ti proteggeva da tutto. Purtroppo, però, non interamente. Fenix era riuscita a resistere alla furia di Tifone, per il momento. Durante la guerra, Achille si infuriò con il re Agamennone. Ah, me lo ricordo! Smise di combattere per i greci. Con conseguenze disastrose. Ma è così. Mai sottovalutare la volontà dei mortali. Il cieco orgoglio sconfisse Achille molto prima che quella freccia ne trafiggesse il tallone mortale, Prometeo. Ma il suo coraggio e la sua determinazione sopravvissero. Thank you.
Dopo aver studiato due degli eroi, Phoenix si perdeva nelle loro storie. Si ritrovò ad ammirare la statua di Achille. Oh, ma è ovvio, guardalo! Ehi, Achille, devi aver imparato un sacco di cose nel corso delle tue avventure, eh? O magari non avevi bisogno di imparare nulla. I tipi come te e mio fratello sanno sempre cosa fare. Beh, e se non fosse così facile? Non eri perfetto, ma guarda tutto quello che hai fatto. E con Athena a guidarmi. Grazie, amico. Bella chiacchierata. Continuerò a provare. E tu occhio a quel tallone, mi raccomando. Odisseo, hai ingannato un'intera nazione, indispettito il dio dei mari e riconquistato il cuore della tua amata. Quando i greci avevano perso le speranze di vincere la guerra contro Troia, la saggezza di Atena ispirò Odisseo. Odisseo non rinunciò mai a tornare a casa e, nonostante mille difficoltà, riuscì a raggiungere il suo obiettivo. Per essere un mortale va applaudito, glielo concedo. Non sono così stolto. Ah, le fatiche di Eracle. Lavorare per Re Oristeo deve essere stato terribile. Ti dispiace per Eracle? Nah, doveva fare ammenda, ma il re è stato perfido ad aggiungere i pomi e Cerbero alle fatiche, che dovevano essere solo 10. Idra di Lerna, cerva di Cerinea, cinghiale di Erimanto, stalle di Augia, uccelli dell'Agostin, palottoro di Creta, cavalle di Diomede, cintura di Ippolita, buoi di Gerione, pomidoro delle Speridi e Cerbero! Ah!
La dodicesima e ultima fatica di Eracle. Catturare il temibile cane di Ade, nonché guardiano degli inferi. Cerbero. Oh, me lo ricordo! Davvero epico! E pensare che c'è riuscito da mortale. Affrontare ogni singolo mostro sull'isola, Phoenix avrebbe dovuto tenere a mente quante fatiche aveva superato Eracle. Dai, sbaglia! Combatti! Se non voleva affrontare ogni singolo mostro sull'isola, Phoenix avrebbe dovuto tenere a mente quante fatiche aveva superato Eracle. Dai, sbaglia! Combatti! Eracle aveva molti difetti umani. Era irascibile, tradì la moglie, era uno spaccone vanaglorioso. Però onestamente era inarrestabile. Era un mortale, vuoi dire? Sì, certo, hai ragione.
Athena! Oh, ciao, Phoenix! Come vanno le tue avventure? Gli eroi erano davvero testardi. Avevano i loro difetti, ma erano così sicuri di sé. Da un certo punto di vista, erano i loro difetti a renderli grandi. Sì, sì, splendido. Quanta saggezza. C'è qualcosa in quel tempio? No, non avvicinarti a quel tempio! Anche stare lontani è una lezione. È saggezza. E fato. È tutto. Lascia la saggezza a me e vediamoci al santuario dell'albero di Moria quando sarai pronta. Il bastone del tempo è quasi nelle tue mani. Assurdo, vero? Pensavate che io fossi strana, no? La chiave di un tempio, con il simbolo di Athena. Deve essere quello che cercava. Oh, ho capito! Era questo il mio enigma eroico. Mi ha dato un indizio e l'ha messa qui affinché la trovassi, per farmi scoprire la mia strada come gli eroi. Bravi, accuccia! Il sacerdote di Apollo. Oh, ehi, tu! Che cosa ci fai qui? Oh, sai, profezie, profezie. Già, ho scoperto tante cose da quando ho udito la tua profezia. Ho tante domande. Oh, cielo, tutti hanno domande. Ho dovuto dare a quella piccola dea qualcosa di grosso per convincerla a lasciarmi in pace. Campione di lì, campione di là. Athena, vuoi dire che il sentiero degli eroi era una profezia? Beh, non proprio. Non come le cose assurde che ti sono successe in passato. Ma lei voleva un piano, capisci? Quindi ne ho inventato uno. Ne hai creato uno? Se il sentiero degli eroi è inventato, allora come posso evocare il bastone del tempo? Oh, è questo che stai cercando di fare? Non esiste nessun bastone del tempo, vero? Ero io la campionessa. Doveva essere il mio destino. Forse. A volte c'è un motivo dietro le cose che accadono e noi non lo conosciamo, sai? Magari la profezia è falsa, ma il tuo destino è autentico. Chi può dirlo? Un oracolo? Sì, ti auguro di riuscire a trovarne uno. Va bene, ora devo andare. Ci vediamo, ciao! Dici? Onestamente, non ne ho idea. Pensavi che io pensassi che il bastone del tempo esistesse davvero? Peccato, Prometeo! Sei stato tu a rimanere fregato! Come è possibile, visto che sono io che sto raccontando la storia in cui è successo tutto? Ho usato il bastone del tempo per cambiare la storia in modo da non farlo esistere. Che sta facendo, Phoenix?
per loro di no. Dove sono i miei sacrifici? Athena, stai bene! Perché hai un coltello? Per farti diventare la campionessa! Non hai imparato nulla negli enigmi? Tutti gli eroi hanno fallito, ma poi sono diventati migliori e più forti! Andremo direttamente a quella parte! Ah, intendi la parte dove diventano spettri? La profezia dice che il mio campione deve diventare come gli eroi del passato di nuovo per evocare il bastone del tempo, e gli eroi del passato sono tutti spettri. Athena, aspetta! Quell'oracolo è un imbroglio! Sei stata ingannata da una profezia falsa! È una profezia vera! Ha detto che con il bastone possiamo... Saremo grandi e forti e useremo il bastone per sconfiggere Tifone e invertire il corso del tempo. E come, Athena? Una volta corrotti, che succederà? Saremo schiavi di Tifone. Non c'è nessun bastone. Io... Da quando mi è cambiata non so più nulla. La profezia mi aveva dato almeno qualcosa in cui credere. Dobbiamo fidarci di te. Sei la dea della saggezza. Tutti si rivolgono a te per giudizi e strategie. È questa la tua strada? Una cosa che ti ha detto qualcun altro? Non lo so. Zeus mi diceva cosa fare. Esatto. Siamo una squadra perfetta. Per questo vi adora. Ma tu non seguivi sempre i suoi consigli. Sapevi che non era il caso. Ma che impudente! Athena, ci servirà vero giudizio per sconfiggere Tifone. Non uno stupido bastone magico. Qualcosa di reale, come quel tempio. Il mio tempio? Oh, potrei usare il potere del mio tempio per aprire il luogo in cui si trova la mia essenza. Ma dovrebbe essere purificato. E non so se ne vale la pena. Quel tempio è come te. Maestoso, ma sminuito. Non mi prendere in giro! Non lo faccio. Ti mostrerò cosa intendo. Per prima cosa dobbiamo rimettere a posto il tuo tempio. Ma perché? Perché sono testarda, esattamente come lo eri tu. Aspetta! Accetta la mia benedizione. Te l'avrei data comunque. Per renderti migliore come... insomma... spettro. Buona fortuna, Phoenix. A che serve la fortuna? Abbiamo la saggezza dalla nostra.